L'incredibile arresto, ex presentatrice Rai scoperta in flagrante. Prima di continuare ti invitiamo ad iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Virginia Sanjust di Teulada, un nome che in passato era associato alla televisione e all'ambiente dello spettacolo, una presentatrice TV che aveva fatto parte di una famosa epoca Rai, nota come l'annunciatrice Rai e signorina Buonasera. Ma la sua vita ha preso una piega drammatica, lontana dai riflettori dello spettacolo. Oltre alla sua carriera, Virginia Sanjust è anche famosa per essere la nipote dell'attrice Antonella Lualdi, ma nella sua vita ha dovuto affrontare drammi che l'hanno portata a ritirarsi completamente dal mondo dello spettacolo. La sua storia è segnata da eventi drammatici, tra cui accuse di tentata estorsione nei confronti della sua nonna, la già citata attrice Antonietta De Pascale, in arte Antonella Lualdi. Questo caso è culminato in un processo che si è concluso con la sua assoluzione in appello. Tuttavia la sua ultima vicenda giudiziaria, che l'ha vista coinvolta in un tentato furto, l'ha nuovamente portata sotto i riflettori. Virginia è stata sorpresa mentre forzava una serratura di un'auto a Roma. Il fatto è avvenuto quando i carabinieri l'hanno sorpresa in flagrante mentre rovistava in un'auto parcheggiata in strada. La situazione è precipitata rapidamente e la donna è stata portata in caserma per ulteriori verifiche. In aula Virginia ha dichiarato di vivere in strada da un anno e di essere in gravi difficoltà finanziarie. Questo gesto l'ha portata di fronte a un tribunale dove è stata condannata a 2 mesi e 20 giorni di reclusione. In passato Virginia Sanjust era anche stata accusata di stalking da parte dell'ex compagno. L'uomo aveva dichiarato che lei lo perseguitava perché non aveva accettato la fine della relazione. Dopo la denuncia, l'ex presentatrice era stata sottoposta agli arresti domiciliari. Il futuro di Virginia Sanjust è incerto e il suo avvocato ha annunciato un ricorso in appello, fornendo documentazione riguardante lo stato di salute della donna. La sua vita, segnata da alti e bassi, rimane un enigma e si prospetta un ulteriore capitolo in questa vicenda giudiziaria che ha scosso il pubblico italiano. Grazie per la visione, facci sapere cosa ne pensi nei commenti, se ti è piaciuto lascia un like e ricordati di iscriverti al canale per supportarci. Al prossimo video!